È uno spot molto bello, molto efficace, direi anche molto suggestivo, è uno spot di vita quotidiana, è uno spot girato da una donna straordinaria che insieme alla sua collega attrice si sono inventate queste iniziative che adesso faremo circolare in tutta la regione Lombardia. L'obiettivo è molto semplice, mi rivolgo proprio a questo milione di donne che rientrano nella categoria che ha il dovere di fare lo screening mammografico. Guardate lo spot, prendete appuntamento e andate a fare il controllo al seno. Salviamo le vite in questo modo, non intervenendo in altre situazioni. Dobbiamo giocare in anticipo. Ricordatevi che è il pesce più veloce che mangia il pesce più lento e non altre cose. Noi abbiamo scoperto, grazie a lei e grazie alla conferenza stampa di oggi, che esiste anche il tumore al seno maschile. Certo, ci sono anche illustri giornalisti che recentemente ne hanno parlato, che ce l'hanno avuto, è una condizione di predisposizione genetica particolare che riguarda in questo momento in Lombardia circa 600 maschi, 100 dei quali sono stati appunto colpiti già nel passato da questa patologia tumorale che non ha niente di diverso rispetto al dramma che vivono le donne, anche loro sono sotto controllo perché per fortuna in questo caso un esame genetico individua quelli che sono i soggetti a rischio che poi vengono messi sotto controllo e screening per tutto il resto della loro vita. Sì, lo screening mammografico è veramente, come dice lo spot, l'alleato contro il tumore al seno. Credo che la scelta di fare uno spot così quotidiano, che non debba provocare nulla, che per la prima volta proprio entri nella testa, nel cuore delle donne e non solo, anche degli uomini, e che renda quotidiano e normale qualcosa che deve diventarlo, perché ci sono oggi strumenti per prevenire, ecco, utilizziamoli, e se la regione come deve lo mette a disposizione di tutti con un'attesa al momento pari a zero, ce l'hanno detto loro, noi non possiamo fare altro che clic prenotare. Vai e prenotalo subito su prenotasalute.regione.lombardia.it. Siamo qua oggi insieme alle associazioni del territorio di Pavia a sostegno della campagna di promozione e sensibilizzazione dello screening mammografico e siamo arrivati in bicicletta da Pavia, quindi abbiamo fatto tutti questi chilometri proprio perché è un'occasione importante per ricordare a tutte le donne l'importanza della prevenzione e che la prevenzione ci sta veramente a cuore. Io mi ritengo una sopravvissuta perché ho avuto un tumore al seno e ho subito 13 interventi. E l'attenzione è sempre stata massima, ho fatto prevenzione, diagnosi precoce e questo devo dire che ad oggi lo posso urlare davvero a gran voce, sono una sopravvissuta del cancro al seno, perché di cancro al seno si può guarire e soprattutto si vive dignitosamente.